Salve, egregio professor Orsini, faccio questo video motivato dalle sue parole. Infatti, proprio lei ha detto che canali come Parabellum, come Nova Lecio, come l'avvocato Catania Francesco fanno dei video su di lei per fare soldi. Adesso, non che le visualizzazioni di quei canali e di altri abbiano, come dire, un seguito bestiale. Infatti, non mi sembra che dalle visualizzazioni che facciano molto denaro. Come lei saprà, è bene o male un dollaro a visualizzazione e quindi se fai 100.000 visualizzazioni non ti danno 100.000 dollari. Lei lo deve sapere benissimo. Se fai 100.000 visualizzazioni ti danno 100 dollari. A me me ne hanno dato per strappare il lavabo del bagno, la piletta, ma hanno dato 150 dollari nel 2017. Però, siccome anch'io ho bisogno di soldi, come tutto il mondo, allora, motivato dalle sue parole, che la gente fa dei video reaction su di lei e su quello che dice perché vuole fare soldi, io che voglio fare soldi, faccio questo video su di lei. Poi vediamo se è vero che faccio soldi, sono disposto anche a dargli una percentuale. Magari farei, non so, 100 milioni di euro. Le do 10 milioni di euro se ne faccio 100 di milioni. Poi, come può vedere qua, c'ho il sole e la luna che sono simboli dell'ermetismo, dell'alchimia, ma soprattutto sono delle decorazioni da giardino. Ma so che un dietrologo come lei ci vedrà il complotto, ci vedrà il complotto, perché alchimisti ed ermetici si dicono pure i massoni, che si sa che stanno dietro tutti i complotti. I massoni, caro professor Orsini, stanno sempre dietro tutti i complotti. I complotti che sono successi nel mondo, e ecco, tutte le cose brutte, sporche e cattive. I complottisti ci vedono sempre i massoni, anche quando non lo sono massoni, perché dicono: beh, avranno sofferto l'influenza della massoneria. Allora, io, dopo averle fatto vedere il sole, la luna, e purtroppo non c'ho le altre stelle dello cielo, e vi faccio vedere questa cosa qua. Ta-tan! Pensa, complotto! Il mio è un canale complottista, per questo faccio un video su di lei, perché sono un complottista. Ah, hai capito? Io sto, come lei dice, caro Orsini, coi poteri forti. Anzi, se esiste una sinarchia, io sono il vero capo della sinarchia mondiale, hai capito? Io sono il principe, anzi il re, anzi l'imperatore. Ma che dico? Io sono il demiurgo di questo mondo. Ah, avete scoperto finalmente chi si è reincarnato come anticristo? Sono io! Però non ho 33 anni, magari ne avessi 33 anni. Ecco, al limite, 33 gradi sono i gradi, non dico a cui sono arrivato nella massoneria, ma magari 33 gradi sono i gradi del liquore che bevo. No, ma a parte scherzi, no, quasi non bevo, non bevo. E poi preferisco il vino che c'ha meno di 10 gradi. Ma a parte queste
cose, queste digressioni. A me mi fa ridere che qualsiasi cosa succeda nell'intero mondo è sempre un complotto dei poteri forti, un complotto dei massoni, che poi ci si è scordati, insomma, dell'affare P2, che va bene, c'era la massoneria, ci sta, ma c'era anche il Vaticano, perché è stato tutta una cosa. Sappiamo poi, no, io ci ho dedicato dei video, caro professore, se li vuole criticare lei, vadi nel mio canale e cerchi, perché c'è stato che bisognava combattere il comunismo e io ho dedicato molti video che stanno in una lista di riproduzione, Vaticano, cattolicesimo, queste cose qua. Allora, che è successo? Che non si poteva finanziare direttamente un'attività antisovietica come era quella di Lech Walesa e del suo movimento Solidarnosc? E allora si distrassero dei fondi o si introdussero dei fondi si fece tutta quella cosa. Lo IOR, il Vaticano, Licio Gelli, Sindona, il crack del Banco Ambrosiano, la morte di un papa, tutto quello per muovere denaro a Solidarnosc di Lech Walesa. In questo modo si finanziava l'antisovietismo in Polonia. Poi infatti si è visto che è successo di Lech Walesa una o Walesa una volta che il comunismo è caduto e che è caduta l'Unione Sovietica, è crollata la cortina di ferro, non si fece più nulla. È un movimento che andò alla deriva. Però ci videro i poteri forti, i poteri della massoneria, della sinarchia, del sionismo in Wall Street, e la gente si scorda che ci partecipò anche il Vaticano e che il principale azionista in Wall Street non è la sinarchia, non è la massoneria, non sono neanche gli ebrei, ma sono proprio è proprio il Vaticano, il principale azionista di Wall Street, per esempio il principale azionista immobiliario, capito? Sono quelli che più proprietà hanno nel mondo. Ogni anno più di 100.000 immobili sono donati al Vaticano da persone anziane che muoiono in solitudine e senza avere parenti familiari o amici ai quali lasciare, magari sposandosi agli 80 o ai 90 anni, per lasciare qualcuno erede. No, allora lasciano, per esempio, ricche vedove di industriali italiani del nord, lasciano tutti i loro averi alla Chiesa Cattolica Apostolica Romana. E quindi tutti quei beni immobili e tutti quei beni anche mobili vanno a far parte del portafoglio azionario del Vaticano in Wall Street. Reinvestono. Poi magari sono case che o liquidano o affittano. Quindi i poteri forti, il complotto, e poi non si sa che, ecco, fa parte di tutto questo un mucchio di istituzioni insospettabili. E che addirittura qualcuno disse che il Vaticano c'ha i suoi banchieri, i banchieri di Dio. Quindi al limite, se ci sono dei poteri forti, lavorano per il Vaticano. Il Vaticano è uno di quei poteri forti, capito Orsini? Capito? Anche l'industria dell'armamento, Orsini, fa parte di quei poteri forti. Ma lo sa dove l'industria dell'armamento andava a investire il suo denaro? Nello IOR, e non dico di più, perché non so se, parafrasando l'avvocato Catania Francesco, gli algoritmi si imbippano, gli algoritmi supremi di YouTube. Forse ho detto troppo, forse, ma se lei cerca
su YouTube di questi temi ne troverà tantissimi. E allora ho voluto fare un video breve, caro professor Orsini, per vedere se facendo un video su di lei iniziavo a monetizzare anch'io, perché ho bisogno di soldi. Poi, se proprio lei mi vuole finanziare a me, perché magari non sia mai che le piacciono i miei video e che io faccio video a richiesta. Quindi magari se le piace che io faccia dei video sotto sua sollecitazione, allora le ricordo, se mi avrà seguito fino a questo momento, che può benissimo, a parte iscriversi al canale, può abbonarsi al canale, e ci sono 7 piani di abbonamento. Può scegliere dai 5 dollari al mese ai 200. Poi questo video andrà in onda come premiere, e quindi quando già vedrete questo video sarà una premiere e starà per finire, forse, perché non so quanto altro registro. Qua accanto ci sarà la chat e voi potrete scrivere una super chat per evidenziare il vostro commento, oppure mandare uno sticker. In alternativa, durante la premiere o dopo, se volete evidenziare un vostro commento, c'è sotto il video un tasto a forma di cuoricino con l'icona del dollaro dentro. Quello è un super grazie. Pigiandolo si dispiegheranno delle opzioni come per l'abbonamento, soltanto che non è un abbonamento, è un premio unico, 7 livelli, gli stessi dell'abbonamento, ma è un'unica soluzione di pagamento. Potete donare dai 4 dollari ai 199 come per l'abbonamento, e questo vi permetterà di evidenziare il vostro commento nello spazio dei commenti. Quindi che altro potrei dirvi, caro signor professor Orsini? Ho raccolto il guanto della sfida, forse lei mi vedrà per la prima volta, e quindi, visto che lei lo ha richiesto a sua petizione, io faccio un video su di lei, perché ha detto che chiunque faccia video su di me guadagnerà tanti soldi, perché fanno i video su di me per guadagnare soldi. E quindi io così feci, anzi, continuo a fare, perché ancora non ho finito di fare il video. E che dire, tanti auguri, mi raccomando. Se vuole che io gli faccia i video a richiesta, si abboni al canale e mi richieda su cosa vuole che io parli. Naturalmente debbono essere degli argomenti che non violino le norme di YouTube. Non posso presentare argomenti troppo espliciti, però so che lei è informato. E quindi mi farà delle domande pertinenti. Si può sbizzarrire. Naturalmente, più il suo abbonamento sarà di livello alto, e più io sarò esaustivo. D'altra parte, un professore di successo come lei, che addirittura va in carta igienica, volevo dire carta bianca, a parlare con una nostalgica dell'Unione Sovietica, che peraltro mi sono, non so se si chiami Berlinguer, manco farlo apposta, sarà eredità di famiglia. Comunque è una brava giornalista, io la seguivo negli anni 80 e 90. Allora, è brava nonostante tutto, nonostante le cose che a volte dica. Allora, forse magari vendrò io anch'io a carta bianca a fare dei video.
Ma mi raccomando, si abboni e mi faccia sapere di cosa vuole che io parli e io lo farò volentieri. Ciao dal suo youtuber italiano Sant'Enchan. Arrivederci e vai coi poteri forti, vai, vai alla grande coi poteri forti. Dai, su Orsini, continua così, bravo. I poteri forti.